le potenzialità sono enormi, ma cioè a me sembra di stare innanzitutto, come dire, in un videogiochi, no? Hai visto i videogiochi dove i ragazzi entrano, girano, ovviamente lì sono videogiochi. Ricordo in capoluoghi di provincia, non so se l'unico in Italia, che si serve di questo progetto per dare un'immagine della realtà virtuale della città fruibile da tutti quanti i cittadini. Io credo che nel progetto ci siano diversi risvolti, uno è di tipo così, affettivo se vogliamo. Noi da oggi, e ti ricordo che già da questo momento siamo in diretta se vogliamo, cioè quello che questa riunione è trasmessa anche sul sito istituzionale del Comune di Frosinone, noi intendiamo aprire una finestra al mondo, cioè intendiamo con questo progetto consentire a tutti quanti di vedere la nostra città qual è oggi. Il nostro sito istituzionale solo lo scorso anno ha avuto oltre 200.000 visitatori, con oltre 1 milione di pagine visitate. Già questo lascia immaginare quali possono essere le potenzialità di questo progetto in termini di immagine, in termini di pubblicità, in termini anche di marketing territoriale per la nostra città nei confronti di tutto quanto, nei confronti di chiunque si connette. È la prima volta che noi presentiamo il progetto in un capoluogo di provincia e vi assicuro che è una strategia che è solo all'inizio, come dicevano gli assessori che mi hanno preceduto, e io li ringrazio. La prima cosa che voi trovate all'interno del Virtual 3D sono le interviste a tutti gli assessori della città, e quindi sono gli assessori che presentano le loro attività, la presidenza del Consiglio Comunale che presenta la sua attività, ma noi dobbiamo dire che abbiamo anche delle telecamere fissate sulla città, come questa che oggi trasmette online, e che trasmettono online i punti qualificanti della città nel mondo, 24 ore su 24. Ogni manifestazione che si fa in quest'aula è possibile proiettarla all'esterno. Io ho chiesto all'ingegneria, sta già organizzando questo, di posizionare una telecamera all'interno della sala della villa comunale dove si terranno i matrimoni civili, che possono proiettare all'esterno il momento felice della coppia che va verso il matrimonio e rendere partecipi quanti non possono partecipare quel giorno alle sue nozze. E questo lo si sta predisponendo. Veniamo al progetto, perché parlare di queste cose, corollare del progetto diventa facile, perché poi diventa anche affascinante e accattivante. Il mio collaboratore, ingegnere Marco Colberto, che è la persona di punta della mia organizzazione, tra l'altro lavoriamo nella stessa stanza, tanto abbiamo necessità di dialogare quotidianamente sul progetto, ha messo a punto nell'ambito del display la piattaforma di riferimento generale che si chiama TechInMed, tecnologia e innovazione nell'area mediterranea. Io mi scuso con i tecnici per la brevità del mio ragionamento, perché su ognuna di queste piattaforme ci vorrebbero giornate di presentazioni. In ogni caso cercherò di far comprendere l'essenza del progetto. Questo progetto è nato 10 anni fa con il decreto legge, il DLGS 114 sulle attività produttive, proposto dall'allora ministro dell'industria, l'attuale presidente del PD, segretario del PD Bersani. Quella legge ha innovato profondamente le attività produttive e sono sorti i centri di assistenza tecnica in ogni provincia che devono dare contenuto e attività di servizio alle organizzazioni produttive, però questa realtà difficilmente si è radicata nel paese, per cui la mancanza di uno strumento, una piattaforma di identità è stato l'elemento che ha danneggiato questa proposizione, questo intento. Diciamo che la giunta regionale è intervenuta finanziariamente, per esempio per finanziare i centri commerciali naturali, ma ancora non c'è l'identità di questi centri commerciali naturali. La piattaforma TechInMed dà questa identità. E quindi diciamo che è una nuova dimensione virtuale che però identifica i territori, li qualifica e determina poi la vetrina a cui faceva riferimento l'assessore Martini. Grazie e buongiorno a tutti. È un onore concludere la conferenza stampa di questa mattina. Ringrazio l'assessore Parranti, il Presidente del Consiglio, tutti coloro che hanno lavorato sicuramente a questo bellissimo progetto. Questo è uno degli esempi di continuità, è vero. Ho seduto alla mia sinistra l'ex assessore Michelangeli, che ha iniziato con questo bando, il bando dei comuni,
che poi abbiamo portato avanti e abbiamo anche potenziato. Infatti nel 2008 sono stati stanziati 1,5 milioni per questo tipo di iniziativa, nell'ottobre 2009 abbiamo aumentato il budget e sono stati messi a disposizione della Regione Lazio 2,3 milioni per la realizzazione proprio di questo bando comuni, bando a cui hanno partecipato non solo i comuni singoli ma anche l'Unione dei Comuni, le comunità montane, le isole, gli arcipelaghi, quindi questa è veramente una bellissima iniziativa. Mi complimento veramente con la realizzazione di questo progetto, siete arrivati al secondo step, il terzo step sarà la fine del progetto e la fine del finanziamento da parte della Regione. Io penso che questo possa essere veramente una grandissima opportunità per Frosinone, sia dal punto di vista commerciale, come è stato messo in evidenza dai più che mi hanno preceduto, sia anche tantissimo, ci credo, dal punto di vista. Sì, dobbiamo inventarci qualcosa per dare i soldi ai comuni e alle province. E facciamo due bandi, semplificazioni di semplificazione, uno per le province e una soprattutto per i comuni, che sono poi quelli che meno hanno l'opportunità di ricevere finanziamenti in questo settore. Con quel bando, che oramai è arrivato alla terza annualità, all'inizio parteciparono 48-45 comuni, nel secondo bando una settantina, adesso siamo arrivati a 160 comuni e ne sono stati potuti accontentare soltanto 50, malgrado l'aumento dei fondi, anzi probabilmente questo è ancora da incrementare, perché progetti come questo ovviamente hanno potuto trovare il canale nelle amministrazioni comunali che hanno colto il significato dell'importanza di un progetto simile. Le potenzialità sono enormi, ma cioè a me sembra di stare innanzitutto, come dire, in un videogiochi, no? Ha visto i videogiochi dove i ragazzi entrano, girano, ovviamente lì sono videogiochi che sparano, si ammazzano e così via, ma tu però entri nella città, entri nel comune, vedi questa sala, vedi la chiesa, pensate a chi sta, che magari è originario di qui, è emigrato da 50 anni, no? E non ha più collegamenti con la sua città, attraverso internet. C'è un potenziale altissimo per il turismo, ma anche un potenziale altissimo per i cittadini di Frosinone.